Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi non si nascondono più, e ieri pomeriggio si sono lasciati andare a baci a stampo e confessioni importanti nella casa del Grande Fratello. Pamela Petrarolo e Amanda Lecciso li hanno stuzzicati complimentandosi con loro, siete proprio belli, e chiedendogli se saranno invitate al loro matrimonio. Ad un tratto, Tommaso ha baciato Maria Vittoria, poi le ha chiesto di andare via insieme. Cantando e scherzando con Pamela e Amanda, Maria Vittoria e Tommaso si sono scambiati un tenero bacio sulle labbra. Poco dopo, l'idraulico toscano ha chiesto alla sua coinquilina di andare via insieme, si esce, io e te. Non siamo mica costretti qui, andiamo via da qui. Maria Vittoria, però, gli ha risposto con un no secco. No, tu devi vincere. Tu sei costretto qui, voglio che vinci. Chi se ne frega di tutto? Tommaso, in un secondo momento, ha poi guardato le telecamere e rivolgendosi alla nonna che lo guarda da casa, ha dichiarato, nonna, ti porto un medico a casa. Lo vedi o no? Tuttavia, a guastare i piani di Maria Vittoria e Tommaso ci ha pensato lo stesso Grande Fratello. Ieri sera, infatti, durante l'ultima puntata del Gran Hermano, il conduttore ha annunciato che l'idraulico 24enne volerà in Spagna, dove incontrerà Maika Benedicto, con la quale è nato un certo feeling. La permanenza di Franchi nella casa dei cugini spagnoli cambierà le cose? Staremo a vedere.